Sì, è stato necessario al fine di avviare alcuni servizi, fra i quali voglio ricordare l'assistente all'autonomia e alla comunicazione e la mensa, recepire le risorse. Come ben sappiamo, il Comune di Balestrate già dallo scorso anno non approva i bilanci per le note difficoltà finanziarie che stanno attanagliando i comuni siciliani e siamo dovuti ricorrere ad alcuni interventi, alcune risorse straordinarie regionali e nazionali che proprio nelle scorse settimane ci hanno consentito di implementare i capitoli per poter far partire le gare. Lo abbiamo fatto con l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, grazie a delle risorse statali e delle risorse del distretto sociosanitario, e lo stiamo facendo anche per la mensa. Fra mille difficoltà, perché non essendo un servizio obbligatorio e comuni senza bilancio è difficile riuscire a garantire questi servizi, però tramite un lavoro certosino fatto dagli uffici insieme all'amministrazione stiamo programmando e siamo convinti di poter far partire il servizio nelle prossime settimane, così come concordato anche con la scuola. Il servizio nel frattempo partirà col passo domestico, così come fatto già negli anni passati, per consentire il tempo pieno, che è la cosa principale che deve essere garantita per i nostri bambini. Guarda, la pubblicazione del bando, l'ufficio ha lavorato al bando per l'assistente all'autonomia e alla comunicazione e quindi da adesso lavorerà al bando per la mensa scolastica. Le risorse sono state appostate in bilancio, quindi è esclusivamente, diciamo, tempi tecnici per la realizzazione e pubblicazione del bando.